Un minuto con Padre Pio per raccontarvi quello che accadde il 25 novembre del 1917, epistolario numero 4. Padre Pio scrive a Fra Emanuele da San Marco Lacatola. Fra Emanuele, al secolo Luigi Bozzuto, che vestì l'abito cappuccino nel noviziato di Cesena, nel 1918, un anno più tardi, venne ordinato sacerdote poi nel 27 e si laureò nel 34 all'Istituto Biblico di Roma. E pensate, meritò anche una borsa di studio in Grecia e nel Medio Oriente. Fra Emanuele era quindi un novizio che si stava preparando alla sua professione religiosa e Padre Pio diede dei consigli significativi che possono essere utili ancora oggi, soprattutto per chi ci ascolta, ma anche tra gli stessi confratelli cappuccini. Ecco, Padre Pio scrive: Caro Fra Emanuele, nelle tue operazioni tu non devi ragionare. E qualunque dubbio ti assalga, tira innanzi senza angustiarti e discaccia il tutto con la santa obbedienza. Gesù sarà contento di qualunque tua azione. Evita solo ciò che tu conosci essere chiaramente peccato. E nota bene, caro Fra Emanuele, che io ho detto che Gesù sarà sempre contento di qualunque tua azione, perché quando la tua volontà abituale è quella di piacere a Dio, e questa volontà ti assicurai, e te l'assicuro ancora adesso, che ce l'hai sempre, ogni azione gli sarà grata. Né ti devi importare se tu non lo vedi con la tua intelligenza. Gesù guarda te, guarda la tua volontà, che è quella di volergli sempre piacere. Dunque, caro Fra Emanuele, non ti preoccupare, figliuolo mio, di nessun dubbio, nessun timore. Ti basti sapere della parola, dell'autorità, che Gesù, caro Fra Emanuele, è contento delle tue azioni.